cominciato... sono sempre iscritto e attivista del movimento. Perfetto, fantastico, anni, fantastico. Quindi... c'è la fine di Battista, no? Okay, perché adesso mentre sto mi sto preoccupando, perché dico, ma io che sto a fare? Ma che ne so, ma tranquillo, no, Rocco, ma l'hai detto tu, sono un ex, ma sì, che ti frega? Sto un po' ubriaco dalla libertà, no? Perché, no, ma questa perché è una roba bellissima. Portavoce di un altro, no? Certo. Hai sempre il terrore. Ma infatti porta la voce infatti tua. Infatti non sto parlando da portavoce, che no, non lo sono più. No, è finito. Parlo, sono opinioni mie personali, non voglio rappresentare nessuno. Fammelo di sta cosa perché e non lo tagliare. No, non lo taglio. Sto parlando. Ha già deciso lei. Di ubriaco, finale. Sto già ubriaco. Ma è mezzogiorno, perché sei ubriaco? No, Rocco? Magari avete fatto una riunione di libertà, okay. Di non rappresentare più nessuno, ma magari me stesso per una volta. E quindi ho un po' il piacere di dire una cosa ma mia. Ma è piacere mio. Anche perché sono 20 anni che mi nascondo, che sembra che mi debba vergognare, no? Perché... guarda, io ti metto sempre quindi... quella musichetta. Grande. Proprio per emanciparti da sta cosa, cioè per liberarti. Perché... sai che la gente esulta proprio quando te vede, perché... no, ma la cosa divertente, sai cos'è? Allora, sono passati 20 anni da Grande Fratello. E chi se lo dimentica? 8...